Su questo canale, andando indietro di un paio di tutorial, troverete appunto due tutorial, uno su come installare Ansible e come installare Elasticsearch con Ansible e un altro come installare Kibana sempre con Ansible. Questo video praticamente non è nient'altro che il rimontaggio di questi due video in modo da potervi offrire un video unico. Spero che vi possa essere utile e quindi cominciamo. Prima cosa dovete copiarvi appunto l'Ansible originale e metterlo appunto nel vostro progetto. Quindi cp-rf etc ansible e appunto gli date il nome della cartella su cui volete lavorare, nel mio caso 033 underscore ansible perché la sto mettendo qui appunto in Ansible Samples, la mia cartella dove ho tutti i vari esperimenti con Ansible. E una volta che l'avete fatto, aprite l'editor, andate su host, no, scusate, su ansible.cfg e qua dove avete inventory togliete appunto etc ansible, lasciate solo host appunto per dirgli che volete lavorare in locale. Poi andate qua nella cartella host e create appunto, andate a dichiarare il vostro server, ad esempio creiamo una serie di host appunto per Elasticsearch, nel mio caso sarà solo uno, quindi mettete il numero di IP del vostro host e nel mio caso l'host è una macchina virtuale su VirtualBox che ho qui, è una macchina virtuale Ubuntu, qui ho configurato la rete scheda 1 avanzata in oltreporte, appunto io ho dichiarato una porta SSH e una per Elasticsearch sulla porta 9002. E poi qua su scheda 2 appunto c'è una VBoxNet, scheda solo host, VBoxNet 0 per configurare dove appunto tenete un IP diciamo fisso per la vostra macchina, per configurare la VBox dovete andare, vediamo un attimo, strumenti, preferenze, rete. Andate qui e no, 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 no. Ok, aspettate, forse dobbiamo spegnere la macchina virtuale. Proviamo. Shutdown. Allora, per configurare la VBoxNet, ma credo che sia rete. Ah, ok. Esatto, andate qui, strumenti, rete. E allora io qua ce l'ho già, ma se non l'avete fate qui create tipo una VBox1, in automatico vi dà appunto il numero di IP eccetera e quindi con questo siete a posto. Ora siccome questa non serve la tolgo, perché ho già la VBox.net 0, quindi fatto questo facciamo ripartire la nostra macchina virtuale perché ovviamente ora dobbiamo copiare all'interno della nostra macchina virtuale una chiave SSH, non è obbligatorio, tecnicamente potete anche dichiarare all'interno di Ansible username e password, quindi vi farò vedere entrambi i modi. Ora, la chiave SSK, se non l'avete, la generate con questo comando ssh-keygen e poi seguite insomma le indicazioni che vi dà per crearla. Se invece già l'avete, dovreste trovarla qua nella root del vostro sito .ssh e poi dovreste trovare id underscore sa.pub oppure come avete chiamato il vostro file e appunto qua ve la ritorna. Una volta fatto dovete copiarla all'interno della vostra macchina, quindi usate questo comando ssh-copy-id spazio-i il percorso della vostra chiave e poi l'accesso appunto alla vostra SSH, quindi nome utente chiocciola numero di IP della vostra macchina meno P 2222 lo uso io perché sto usando VirtualBox, ma su una VPS normale non vi dovrebbe servire. Una volta fatto vi chiederà di mettere la password, vi copierà la chiave e poi non dovreste più necessitare di nessuna password per accedere. Infatti ora se io provo ad accedere da qua SSH appunto nome utente chiocciola IP della macchina, come vedete entrerò nella macchina senza aver bisogno della password.
ma nel caso non vogliate copiare la chiave SSH, non possiate, dobbiate per forza mettere username e password, vi basterà dichiarare qui appunto nell'host lo username e password tramite questi comandi. Tramite questi comandi appunto ansible underscore ssh underscore user uguale, e qua mettete appunto il vostro nome utente con cui vi loggate in ssh, e ansible underscore ssh underscore password, e qua mettete la vostra password. Ora io questi li tolgo perché non mi servono, e non ci resta ora che andare a creare un playbook, quindi, o meglio, creare un ruolo. Quindi andiamo qua nella nostra cartella Ansible, andiamo in cd roles e lanciamo il comando ansible meno galaxy init, e possiamo chiamarlo elastic search. Ok, ansible galaxy init elastic search. Ok, il ruolo Elasticsearch è stato creato correttamente. Infatti ora qua abbiamo una cartella chiamata Elasticsearch. Ora possiamo tornare indietro, uscire dalla cartella Rows e tornare alla nostra root. E se andiamo qui in Rows, appunto troviamo la cartella Elasticsearch. Al suo interno appunto abbiamo le task, gli handlers e tutto quello che ci servirà per creare il nostro playbook. Vi ricordo, tutto questo trovate nel tutorial precedente di Ansible, questo è solo un rapido refresh, quindi ora possiamo concentrarci sul costruire il nostro playbook. Per prima cosa magari creiamo subito all'interno della nostra root il file. Allora, come possiamo chiamarlo questo file? Possiamo chiamarlo chiamiamo Elasticsearch.yelm, ok. Una volta appunto creato il file Elasticsearch.yelm, andiamo appunto a scrivergli l'host che vogliamo utilizzare, ovvero Elasticsearch, e poi andiamo appunto a richiamare il roles che abbiamo creato, che nel nostro caso è anch'esso Elasticsearch. Quindi tramite roles andiamo appunto a chiamare la cartella Elasticsearch, e qui appunto abbiamo tutti i nostri handlers, task, eccetera, che andremo a scrivere. Quindi ora non ci resta appunto che andare a vedere come creare all'interno di task le installazioni appunto del nostro caro Elasticsearch. Allora, per prima cosa ci colleghiamo appunto qui al sito di Elasticsearch, guardiamo la procedura manuale per installarla e cerchiamo di convertirla in Ansible. Come vedete, per prima cosa ci chiede di appunto richiamare la GPGK. Per farlo in Ansible facciamo così. Ora io l'ho già incollato dentro. Qui andiamo nel nostro main all'interno di task roles, Elasticsearch task. E appunto creiamo questa task name, appunto aggiungi Elastic GPGK, poi usiamo il comando PTK, con l'URL andiamo a richiamare questo indirizzo qui, e poi appunto state present, proviamo a lanciare il nostro playbook. E come vedete, ok, la GPGK sembra ok. Ora ci chiede di installare l'apt repository, quindi dobbiamo riprodurre questo comando all'interno del nostro Ansible. Quindi andiamo qua, name due punti, possiamo. Scusate, mi era suonato il cellulare proprio durante il tutorial, dove eravamo rimasti che dobbiamo installare appunto apt-transport, quindi torniamo qua, apt-transport,
lo possiamo chiamarlo installa apt transport. Poi qua usiamo appunto il packages apt due punti name due punti apt transport meno https state, possiamo usare appunto present e present oppure anche latest, forse meglio latest, proviamo. E poi update underscore cache, yes. Quindi ora proviamo a lanciarlo, Ansible Playbook Elasticsearch, vediamo se è tutto ok. Ok, l'ho installato, perfetto. Torniamo qui, Save Repository. Ok, ora dobbiamo aggiungere quindi il repository di Elasticsearch. Per farlo appunto dobbiamo creare questo comando, quindi name aggiungo. Ora io ho copiato quel pezzo qua che avevo già scritto per Docker, ma lo convertiamo per Elasticsearch perché tanto la procedura è la stessa. Aggiungi Elasticsearch repository, apt repository due punti e qua andiamo a mettere questo, ovvero deb artifact staple main, quindi copiamo quel pezzo qui, e lo mettiamo qui, tac, ok, quindi dovremmo esserci. Proviamo a lanciare il nostro playbook, guardiamo se è tutto ok. Ovviamente io adesso sto lanciando il playbook ad ogni passaggio, solo perché appunto stiamo costruendo questo playbook. Ovviamente una volta che tutto sarà corretto potremo riutilizzare a lanciare appunto lanciarlo una volta, avere tutta l'installazione che viene in automatico senza dover ad ogni passaggio lanciarlo. Ma ovviamente adesso lo stiamo costruendo, stiamo testando, è la prima volta anche per me che provo a costruire un playbook per Elasticsearch. Poi il bello di Ansible appunto è che fatto una volta poi possiamo riutilizzare questa configurazione all'infinito e quindi in pochi minuti poter replicare appunto la nostra configurazione su qualsiasi macchina vogliamo senza nessuno sforzo. Quindi c'è uno sforzo iniziale per creare la configurazione, ma poi una volta che ce l'abbiamo via possiamo utilizzarla all'infinito su tutte le macchine che vogliamo e su tutti i progetti che avremo bisogno di fare. Quindi ok, abbiamo appunto installato il nostro repository qua, mi sono distratto mentre parlavo, come vedete è andato tutto ok e quindi non ci resta ora che andare a installare appunto il nostro pacchetto Elasticsearch. Direi che questo è abbastanza semplice perché dobbiamo solamente replicare il nostro comando apt install qui, quindi andiamo qua, facciamo un name due punti no, installa Elasticsearch, installa Elasticsearch, apt due punti name due punti Elasticsearch, state possiamo mettere latest e update cache. Yes, quindi ora direi che possiamo provare a lanciarlo, quindi tac, ok, Ansible Playbook, Ansible Playbook, Elasticsearch Yelmo. Che ovviamente ci metterà un po' ora perché credo che Elasticsearch sia abbastanza pesante come download eccetera, quindi ci metterà un attimo.
Ok, come vedete ha finito, Elasticsearch è stato installato con successo. Detto Elasticsearch, ora lo abbiamo installato, andiamo un attimo a vedere se sta andando. Lanciamo un serverless Elasticsearch status, ci dice che è inattivo forse perché dovevamo dopo l'installazione mettergli un restart. Quindi per farlo non ci resta che andare qui e aggiungere un notify, quindi qua notify Elasticsearch restart. E per farlo quindi qui mettiamo un notify Elasticsearch Restart che però dobbiamo andare a creare all'interno del nostro handlers, quindi andiamo qui all'interno di rules Elasticsearch handlers, questo lo cancelliamo, ok, qua mettiamo appunto, allora aspettate, di qua l'abbiamo chiamato Elasticsearch Restart, ma facciamo restart Elasticsearch. Elasticsearch, questo quindi lo copiamo, andiamo qui nel nostro handler, perché questo il notify non è nient'altro che un richiamo appunto all'handlers e quindi il nome qua deve combaciare. Ora questo lo tiriamo indietro e qui invece che Apache 2 dobbiamo mettere Elasticsearch e quindi state restarted. Oh, questo deve andare allineato qua sotto name, ok, quindi ora rilanciamo il nostro Ansible playbook. Ok, ce l'ho ancora inattivo, forse perché noi avevamo già effettuato un'installazione, mentre e quindi lui non lo vede installato, quindi niente, non ci resta che per stavolta forzare la cosa mettendo il restarted qui. Ora come vedete il qua diventa ridondante perché lo abbiamo due volte, ma qua perché appunto facendo l'installazione step by step avremmo dovuto crearlo il notify al momento in cui l'abbiamo installato, quindi ora per rimediare la cosa ne mettiamo un service anche qui per fare il riavvio. In questo modo dovrebbe riavviarsi e appunto far partire il nostro Elasticsearch, quindi Ansible Playbook Elasticsearch. Ok, ora sto facendo appunto restart Elasticsearch. Ci metterò un attimo perché appunto è abbastanza pesante. Visto che usa appunto credo la Java, usa Java eccetera per andare, poi la VPS che ho creato non è molto potente, quindi poi magari la potenzio nel caso ce ne sia l'esigenza, vediamo. Ok, riavvio è andato a buon fine, quindi ci colleghiamo in SSH. Guardiamo il nostro service, ok, ora sta andando, quindi, ops, quindi se ora facciamo un curl 127.0.0.1 2.9002, come vedete ci è ritornato appunto a una risposta positiva, ci ha stampato questo JSON che è quello che appunto indica che Elasticsearch è in funzione, ora usciamo, vediamo se riusciamo a vederlo anche dall'esterno.
Quindi per farlo dobbiamo fare 192.168.56.1.1 2.9200, ma come vedete non lo vediamo, questo perché credo che dobbiamo settare il nostro Elasticsearch per funzionare non sull'IP 126, all'interno della VPS, non deve andare sull'127 che è raggiungibile solo dall'interno della VPS, ma sullo 0.0.0.0, in modo che sia raggiungibile anche dall'esterno. Per farlo, quindi, dobbiamo anche andare qui nel nostro Elasticsearch e apportare una modifica al file di configurazione di Elasticsearch. File di Elasticsearch che segniamo qua nella documentazione, scendiamo, andiamo qui su Learn How Configure Elasticsearch. E qua vediamo, dovrebbe essere il file elasticsearch.yelm che dovrebbe trovarsi, credo, nella cartella etc elasticsearch. Ok, allora entriamo un attimo in SSH nella VPS per vedere il file. Dopo andiamo a vedere come modificarlo tramite, abbiamo detto. Elasticsearch, vediamo che file abbiamo. Permesso negato, ok, dobbiamo usare entrare come sudo. Ok, come vedete abbiamo qui elasticsearch.yelm, facciamo un cat per poterlo vedere. Sudo cat. Come vedete dovrebbe essere network host che dobbiamo andare ad identare e a rendere pubblico. Aspetta, vediamo un attimo bene. Ok, qua abbiamo. Sì, ok, dobbiamo andare a sovrascrivere appunto a decommentare network host e qui appunto mettergli forse il nostro lo 0.0.0.0. Per farlo abbiamo vari modi, certamente potremmo copiarci il file originale e metterlo in file e poi ricaricarlo. Oppure potremmo provare tramite reghezza a modificare solo questa riga. Allora, quindi come vi ho detto, dobbiamo andare a modificarlo, ci sono due modi, appunto creiamo un file YELMO. Con la configurazione che vogliamo, con il file appunto, oh, scusate, con questo file appunto, il file elasticsearch.yelm, e lo sovrascriviamo copiandolo sopra. Oppure possiamo provare solo tramite appunto il comando line inline a cambiare network host. Quindi proviamo tramite il line inline. Se poi falliamo, copieremo invece un file di configurazione pulito. Quindi per farlo, qua sotto andiamo a creare una task che chiamiamo sovrascrivi riga per abilitare IP. Poi come destinazione dobbiamo mettere etc Elasticsearch e abbiamo detto che il file si chiama elasticsearch.yelm. E la riga che dobbiamo andare a prendere aspettate un attimo, ups, è network host, quindi copiamo un attimo. Riga
che dobbiamo andare a prendere Network cost per farlo dobbiamo metterlo così, vediamo se funziona. E poi qua facciamo un bel notify restart Elasticsearch, così vediamo se anche il nostro handler funziona. Quindi forse qua dobbiamo metterlo tra virgolette, proviamo. Ok. Vediamo che succede, vediamo, quindi qua dobbiamo uscire. Ah, aspettate ancora una cosa, perché ovviamente dobbiamo mettere 0.0.0.0. Questo lo togliamo, che era un riferimento che non ci serve. Ok, ho una brutta impressione che non funzionerà. Però ci proviamo lo stesso. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Ah, orco. Avremmo dovuto cancellare, restart Elasticsearch ora. Perché appunto abbiamo messo nell'handlers, quindi dopo lo faremo ormai. È andato, quindi non abbiamo possibilità di tornare indietro. Sovrascrivi, sembra che sì, qualcosa abbia fatto. Premi da changed, vediamo. Adesso ovviamente sta riavviando di nuovo Elasticsearch. Running handler, ok. Ok, qua ci dà errore, 1 failed, enable to restart service. George, because we control process exit error system. Allora, colleghiamoci, andiamo a vedere come ha modificato il nostro file, se l'ha modificato giusto. In realtà lui l'ha modificato giusto, che è abbastanza sorprendente. Quindi, perché ha dato errore? Network host, ok. Quindi, allora, direi che fino a qui, allora, il nostro comando qua ha funzionato, questo dobbiamo togliere. Quindi il file l'ha sovrascritto correttamente. Network host 00 network host 000, quindi è corretto. Set webinar dato specific in IP. Quindi andiamo un attimo a vedere all'interno del nostro SSH. Service Elasticsearch status. Andiamo un attimo a vedere il log. Publish address. Un attimo a rilanciare il nostro errore adesso nel nostro, ok, scusate, non c'era allineato name, proviamo a rilanciarlo per vedere se magari è solo un problema di memoria.
Ora invece sembra sia andato tutto bene, quindi forse. Sto ancora andando. Ok, forse ho scoperto l'arcano, ma dico solo forse. Forse vanno sbloccata questa riga qui, ovvero Discovery Seed Host. Forse dobbiamo abilitarla e metterla pubblica, stando a questo. Quindi dobbiamo dichiarare forse l'IP qua dentro. Quindi, però non ho capito cosa ci dobbiamo mettere. Comunque, proviamo a copiarla. Torniamo qui nel nostro giocattolino e appunto nella nostra task. Duplichiamo questo sovrascrivi qui, perché proviamo ad andare a modificare il nostro seed host. Quindi di sovrascrivi riga per seed host, il file è sempre quello, quindi prendiamo questo e lo incolliamo qui, mentre andiamo a metterlo anche qui. E però stavolta invece di host 1 e host 2 proviamo ad andare a mettere 127.0.0.1, poi proviamo a mettere anche 0.0.0.0 e vediamo che succede. Quindi qua usciamo. Lanciamo il nostro, aspettate, vediamo se abbiamo il nostro notify. Ok, abbiamo il nostro restart Elasticsearch. Quindi possiamo lanciarlo. Ops, qua errore, perché c'è un errore. Quindi name notify name line file. Discovery Seed Host, restart Elasticsearch. Sembra tu. Ah, ok, lane file non era allineato giusto. Questi vanno qua all'interno e notify va qui. Ok, ora dovrebbe essere tutto. No, scusate, questi erano giusti. Era questo che era troppo avanti. Ok. Lanciamo, no, ancora errore. Ah, ok. Questo ovviamente è un errorino qua che dobbiamo sostituire con gli apici, perché all'interno abbiamo le due virgole, quindi anche qui correggiamo. Come vedete abbiamo messo gli apici perché all'interno. Ops, qua ce ne sono. Perché come vedete qua abbiamo già le due virgole all'interno, quindi per forza dobbiamo quindi erano dei doppioni, quindi non riusciva, abbiamo dovuto sostituirle con gli apici. Quindi ora teoricamente dovrebbe essere tutto giusto. Guardiamo. Ok, la sovrascrivi riga per Discovery Seeds è andata a buon fine. Adesso sta provando a riavviare Elasticsearch e speriamo che funzioni. Ok.
Ora entriamo in SSH, andiamo a vedere lo status, se è ok. Sta funzionando. Quindi lanciamo un curl qua all'interno per vedere se riceve, ma dovrebbe farlo. Quindi curl 1.0. Ok, proviamo sull'indirizzo 0.0.0.0 e anche qui riceve, quindi usciamo pure dal nostro server. Andiamo qui e vediamo se anche qui riceve, e riceve. Quindi direi che almeno Elasticsearch è installato. Ora proveremo invece ad installare Kibana, per farlo seguiremo la stessa procedura che abbiamo fatto prima. Andiamo qua sul sito di Elasticsearch e andiamo a cercare Kibana. Ok, quindi qui dalla pagina appunto di Kibana andiamo a seguire la stessa procedura che abbiamo usato per Elasticsearch. Quindi per prima cosa, ora la prima cosa che dovete scegliere è innanzitutto se volete metterlo sulla stessa macchina, sulla stessa VPS di Elasticsearch, oppure su una separata. Se volete metterla su una separata, ovviamente la definite qui appunto, definite il tipo dell'host. E qui mettete il numero di IP che volete, e il nome della macchina, del server su cui la volete installare. Io questo non lo faccio perché la installerò sempre sulla stessa macchina, visto che è una demo. E quindi lascio solo Elasticsearch. Quindi ora vado nel roles e anche qui lancio, come abbiamo già fatto per Elasticsearch, un Ansible Galaxy init Kibana. Ora esco da rules, torno nella root e come vedete ora qui in rules dovrei avere una seconda cartella oltre a Elasticsearch chiamata Kibana. Fatto questo, la seconda volta cosa che dovete decidere è se includerla nella stessa installazione di Elasticsearch oppure creare un secondo file di configurazione qui magari chiamato Kibana o eccetera. Io lo metto qui per il semplice fatto che sto installando sulla stessa macchina e quindi voglio che appunto sia sequenziale, ma volendo potete anche fare un file apposito chiamato kibana.yelmo. Anche qui appunto scegliamo il nostro host, nel vostro caso se qua l'avete definito nell'host qui sarà Kibana, e io qua ovviamente lascio Elasticsearch. Ok, Elasticsearch qui lo tolgo, lascio solo Kibana. Insomma, questa parte qua potete giocarvela, comunque esistono qua sul canale dei tutorial che vi spiegano meglio come poter insomma giocare e organizzare i vostri progetti. E quindi una volta fatto questo, ora anche io lavorerò sul file Kibana, così sarà più pulito. Quindi una volta fatto questo possiamo andare un attimo qua, chiudiamo le cose che non ci servono e andiamo a creare la prima task. Per farlo possiamo anche copiarla da Elasticsearch. Ok, quindi Elasticsearch, andiamo qui nel task e andiamo subito a copiare questo, che è ovvero l'installazione della PGK, l'HTT Transport, i repository, perché dovrebbero essere gli stessi. Quindi questi possiamo copiarli e andare qui nella cartella ruoli Kibana task main e copiarli. Ok, andiamo un attimo a sistemarli. Oops.
quindi aggiungi Kiban repository. Ora, questo qua teoricamente, se avete già installato Elasticsearch, non vi servirebbe farli perché la GPG key e il repository eccetera sono gli stessi, quindi tecnicamente questo è un doppione, però se un domani appunto dovete installare solo Kibana, così è meglio averli configurati già con tutto quello che serve. Come vedete, esatto, GPG key e apt transport sono ok. Quello che invece dobbiamo cambiare, no, anche questo è a posto, il deb è a posto, quindi andiamo a vedere se l'abbiamo messo. Sì, ok, quindi qua ci siamo. Quindi ora quello che dobbiamo andare è installare Kibana, quindi andiamo qui e facciamo un name 2 punti install Kibana apt name 2 punti Kibana state latest update cache yes. Una volta fatto questo, okay, sì, update cache yes, ok. Anche qua, se volete, possiamo andare a creare un notify, quindi notify 2 punti restart Kibana. Andiamo qui nell'handlers e anche qui credo che possiamo compiarci questo. Qui qua siamo nell'handlers. Un attimo a sistemarlo, ok. Service restart Kibana e anche qui diventa Kibana. Ok, quindi qua abbiamo messo appunto il nostro service start Kibana. Non ci resta che far partire il nostro playbook, quindi ansible-playbook kibana.yelm, e ora dovrebbe andare ad installare Kibana. Ok, come vedete Kibana è stato installato ed è stato avviato. Ora voi l'installazione di Kibana prenderà qualche minuto, qua è andata veloce per il semplice fatto che io l'avevo installato prima per sbaglio, non avevo ripreso, quindi ho rilanciato lo script. Comunque, l'installazione è andata a buon fine. Andiamo a vedere. Allora, il nostro Elasticsearch è in funzione, quindi copiamo il nostro IP e lo incolliamo qui. Poi invece che 9200 andiamo su 5601 e non sta andando. Andiamo a collegarci in SSH e vediamo se invece all'interno è raggiungibile o meno. Quindi. Okay, facciamo un service Kibana status. Kibana sta andando, quindi proviamo a lanciare un curl sull'127.0.0.1 2 punti 5601. Quindi qua all'interno sembra andare, mentre qua all'esterno non è raggiungibile. Quindi andiamo a vedere se anche qui dobbiamo, come abbiamo fatto per Elasticsearch, dobbiamo dirgli di andare sull'IP 0.0.0.0, non sull'127, in quanto l'127 è raggiungibile solo dall'interno della macchina virtuale, ma non dall'esterno. Per farlo quindi andiamo in etc kibana.yelm, andiamo un attimo a vedere. Allora, qua abbiamo server host localhost, andiamo a vedere se abbiamo ancora qualcosa.
name server port e server host. Allora, con tutta probabilità dovremo andare appunto ad abilitare il server host e appunto dichiarare di un numero di IP, o in questo caso l'IP 0.0.0.0. Per farlo possiamo usare come la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per Elasticsearch. Quindi andiamo a copiare proprio il comando che abbiamo usato per Elasticsearch, ovvero line in file. Quindi andiamo a sovrascrivere il file senza doverlo copiarlo in locale e poi ricopiarlo sul server, visto che è solo una riga che dobbiamo cambiare. Quindi andiamo qua sotto, tac, 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 tac. E line in file, sovrascrivi riga per abilitare IP, però non è più Elasticsearch ma è Kibana, e kibana.yelm. Anche qua il notify è restart Kibana. Andiamo un attimo a vedere se lo abbiamo creato. Andiamo un attimo nell'handlers di Kibana. Sì, ok, lo abbiamo creato, restart Kibana, perfetto. Ok, ho sbagliato a chiudere il file. Task main, ok, quindi noi eravamo qua. Dobbiamo sovrascrivere questo. Dobbiamo andare a sovrascrivere appunto il dove eravamo, tac, 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 server, ok. Oops. Quindi ci copiamo questo e lo andiamo a mettere qui. Ok, l'unica cosa è che c'è già le due virgole, quindi dobbiamo metterlo all'interno degli apici, così, e dobbiamo andarlo a sostituire con server host senza il commento, senza l'hashtag, e al posto di localhost dovremo mettere 0.0.0. Quindi qua andiamo 0.0.0.0 e poi c'è qualcosa che non va, perché apice e apice di chiusura. No, ma ok, qua ci sono due apici, ok. Ora dovrebbe essere giusto, quindi server host, due punti, 0.0.0, poi notify restart Kibana. Andiamo a vedere, quindi da qua possiamo uscire, rilanciamo il nostro Ansible Playbook Kibana. Sovrascrivi riga per abilitare IP, andiamo un attimo dentro a vedere se l'ha fatto correttamente. Andiamo a cercare il nostro. Ok, server host l'ho fatto correttamente. Andiamo a vedere qua sul DP se appare qualcosa. E ok, come vedete ora il server risponde: Kibana server is not ready yet. Aspettiamo qualche secondo e come vedete Kibana è partito. Aspettiamo un attimo che carichi. Ok, quindi come vedete ora abbiamo Kibana attivo. E quindi direi che per questo tutorial è tutto.